Amiche e amici, ho il piacere di avere qui stasera accanto a me Mattia e Nicolò, che ormai sono diventati famosissimi, è vero? Sì. È vero, Nicolò, anche tu sei diventato famosissimo. Certo. E stasera hai ricevuto anche un bel regalo. Beh, in meno caso, quanti regali ne ho ricevuti tantissimi. Ah, davvero, eh? Dimmi qual è il regalo, senza fare nomi, che più ti è piaciuto tra tutti quelli che hai ricevuto? Maglie, pantaloni, eccetera, eccetera sempre della Roma? Sì. Capito, solo di, da, da Totti o anche da altri? Da Totti? Solo da Totti. E tu invece Mattia, oggi anche tu hai ricevuto una bella maglia firmata da Totti, che poi ho capito, io non sono esperta in materia, quindi purtroppo di calcio non me ne intendo, però ho capito che questa maglia nera è una maglia che Totti non regala facilmente. Sì, eh, infatti è una maglietta che non regala quasi a tutti, regala solo alle persone a cui ci tiene, ai progetti a cui tiene. E questo è uno di quelli, quindi a voi ci tiene, ci tiene in modo particolare, da quello che ho capito lo incontrerete anche fra poco. Sì, ho sentito dire, poi speriamo. E noi speriamo di sì, Totti di solito è una persona che le promesse le mantiene, quindi se dice qualche cosa vuol dire che veramente lo fa, non lo dice tanto per dire, vero Nicolo? Sì, è vero perché in pratica... Francesco Totti sta in visioni sulla Rai perché sta sempre a giocare a calcio, fa segni, verde, vince, fa quello che si fa a lui. Ma perché lui è bravo e eh? poi è capitano, il capitano può fare quello che vuole, eh, mica noi, io, te, no? Beh, certamente sì. Comunque, è bravo. È uno che sa il fatto suo. E eh, ci credo. È un calciatore. Dici, se no non sarebbe capitano, non l'avrebbero fatto capitano, vero? Mattia, che scuola frequenti? Frequento l'istituto. Eh, frequentiamo entrambi, facciamo il primo superiore e io la faccio al, al Liceo delle Scienze Umane di Tivoli. E tu invece, Nicolo? Liceo artistico statale. Ti piace disegnare? Certo! A me no, cioè no, mi piace disegnare, ma non sono capace di disegnare. Tu sei bravo? Sì. La tua materia preferita? Plastico. Laboratorio e oh. motoria. Plastico, plastico. Che si fanno i plastici? Perché, sì, perché io a scuola modello sia il rame che la creta. Che bravo che sei, che bravo. Invece tu Mattia, qual è la tua materia preferita? Facciamo scienze umane, diciamo è una materia che mi interessa di più di tutte le altre. Parliamo un po' della psicologia, queste cose così, almeno così vado avanti pure io un po' per me. Cioè, questo. Giusto, Nicolò non mi dire niente ma io mi sento un pochino più attirata dalle materie che fa Mattia le ho studiate anch'io con lì quindi mi sento un pochino più portata verso quelle che verso i plastici perché io con le mani non sono capace di fare niente adesso invece vogliamo eh, dire ai nostri amici di HTO che da oggi fino al 19 aprile devono dare tramite il loro cellulare possono inviare un messaggio al 45507 45507 e con solo 2 euro aiutano la ricerca sull'autismo, glielo vogliamo dire tutti insieme? Sì. Allora eh, ci eh, dovete donare al, al 45507 2 euro per sostenere la ricerca sull'autismo. Ringraziamo in anticipo chiunque possa aiutarci e speriamo siate in tanti. Ci, il vostro aiuto è molto prezioso. Grazie Mattia, Nicolò. E io penso che ormai è tardi e ce ne andremo ognuno a casa nostra, che in pratica, che in pra, che in pratica se ne vanno a letto più tardi. Per, per, tutti, tutti a Luna, perché abbiamo goduto lo spettacolo, ci sta la conduttrice della Rai, poi i comici di Zelig, della Mediaset, no, no, no. E, e tutte persone varie su, sul palco. Allora, dovevo farla io la chiusura del servizio, l'ha fatta già Nicolò, quindi è ha ragione, perché effettivamente loro domani mattina devono andare a scuola e siccome è mezzanotte inoltrata, ormai siamo quasi verso più l'una che mezzanotte e dicono vediamo di muoverci perché domani mattina noi dobbiamo alzarci e andare a scuola. Vi ringrazio, grazie di essere stati qui con noi e che cosa dirvi? In bocca al lupo per il vostro avvenire. Grazie. Salutiamo i nostri grazie. amici. Ciao.